Allora, Walter, perché sei venuto qui a IT, insomma, raccontaci. Perché è un'esperienza giovane e noi giovani è giusto che stiamo nel teatro giovane, no, ecco, il mio autore. Ti spiego perché. Allora, lui ha provato a fare l'attore, okay. Ha fatto carriera in Italia, il merito viene premiato e gli hanno fatto fare la maschera tutto il pomeriggio. Va bene. E anche la sera. Ecco. Applicata, coloro che sono andati a vedere gli spettacoli, tipo questo signore, parlano adesso insieme alle persone che hanno fatto lo spettacolo, che li hanno visti, e si parla tutti insieme di quanta roba c'è in questo festival. Siete invitati qua sotto al bar, non correte per favore. Allora, tu come ti chiami? Sono Libero Stenuti della compagnia Eco di Fondo. Voi siete venuti qui a IT? Sì, esatto, abbiamo presentato 20 minuti dello spettacolo nato ieri, dedicato a IT Young, che nel festival IT è la parte che si dedica ed è dedicata a bambini dagli 0 ai 14 anni. Come è andata? Sei contento di questa esperienza? Sì, bellissimo, anche perché era il primo anno in cui ci dedicavamo alla fascia dei più piccoli ed è stato un successo vedere l'affluenza delle famiglie e dei bimbi. Bellissima esperienza qui a IT. Grazie. Eccola! Allora sei contenta, Arianna, del festival? Travolta e mi vergogno della mia faccia e di queste, però molto contenta. Arianna Bianchi, come me. Io e non siamo parenti. Sei una delle anime del festival, no? Una delle numerose anime. Nel senso, è il secondo anno che lo fate. Siamo al secondo anno. Raccontami un po'. È una cosa molto strana, più di 104 compagnie. E l'effetto è una pallina del flipper impazzita che salta da un posto all'altro senza sapere tanto cosa sta facendo. E si vedono delle cose molto belle, delle altre forse meno belle, ma ci piace che questa varietà. Come il mondo, insomma. È un po' come il mondo. Siamo esausti ma felici. Bene. E domani ancora. Domani ancora. Grazie. Grazie. Daniele Filose della compagnia Macelleria Ettore. Esatto. Siete contenti di essere venuti a questo festival? Molto contenti, sì. È stata un'occasione per rimostrare un 20 minuti di uno spettacolo che esiste da 3 anni in un contesto molto bello. E per 2 sere, su 3 abbiamo la possibilità di mostrarlo, quindi c'è una bella atmosfera e spero si rifaccia anche l'anno prossimo. Siete critici voi? Anche compagnie. E tu cos'è? Hai visto delle cose buone? Come ti chiami? Io mi chiamo Maria Pia. Sì, ho visto che mi è piaciuto oggi. Cosa vedevi? Compagnia Nutte. Nutte. Di danza? Danza. Ed era molto coinvolgente, suggestivo. Era una coreografia molto coinvolgente. Cioè c'era un divano, delle figure. È una storia e basta. Qui abbiamo un attore pirandelliano che è stato dentro in una giara. Grazie, mi è piaciuto. Sì. Voi siete spettatori qua? Sì. Dite, cosa avete visto oggi di bello? Il giardino. Piaciuto? Sì, molto. Poi notizie sulla costa orientale, no? Niente, c'è vita, però. C'è ancora vita sulla costa orientale. E poi stasera. Quante ne avete viste oggi? 4 spettacoli. Stasera siamo arrivati. 4 20 minuti. Sì, 4 da 20. Bene, grazie. Niente. Qui abbiamo uno dei direttori che sta arrivando, eccolo qua. L'incontro di critica applicata, microfono aperto e chi più ne ha profitti, che abbiamo intitolato It Play. E questa sera abbiamo, perché è un dato di fatto, abbiamo come ospite Oliviero Conte di Pino, che è lui. Bravo! Bravo Oliviero!